al via l'osservatorio per una moda circolare. Transizione energetica, una piattaforma digitale per guidare il cambiamento. Riciclo e riuso, efficienza energetica, impatto ambientale del settore tessile e abbigliamento italiano. Sono alcuni dei parametri che verranno analizzati dall'Osservatorio del Mondo della Moda Italia creato da Enel X per misurare la circolarità di questa importante realtà del Made in Italy. L'obiettivo dell'Osservatorio della Moda in Italia è quello di supportare uno dei settori più importanti del Made in Italy in una crescita e nella transizione verso un'economia di tipo circolare. Questo obiettivo viene poi raggiunto attraverso, prima di tutto, un'analisi di quello che è lo stato attuale di maturità circolare di un gruppo di aziende pilota, approssimativamente dalle 30 alle 50 aziende, attraverso degli strumenti che mirano a misurare questo livello. Il report dell'osservatorio, disponibile nella seconda metà del 2021, consentirà di individuare eventuali gap e di tracciare una roadmap verso una maggiore sostenibilità del settore. Ci sono soluzioni che vanno dai materiali alternativi utilizzati all'interno dei processi di produzione, dall'utilizzo di energia rinnovabile e efficientamento di alcuni processi, ma anche l'introduzione di modelli di business relativi alla vendita e quindi alla fruizione da parte dei consumatori. Ovviamente anche soluzioni legate ai rifiuti e al riutilizzo alternativo di scarti. Grande attenzione al tema della transizione energetica. Questo report poi effettua un approfondimento verticale molto specifico su quelle che sono delle tematiche fondamentali per il processo di decarbonizzazione e in particolare tutti i processi interni con un occhio e con un focus all'energia. Per cui tutto quello che riguarda la produzione da rinnovabile, tutto quello che riguarda l'efficienza e quindi gli equipment e le infrastrutture interne che consumano ed utilizzano energia. Ed ovviamente tutto quello che occorre dal punto di vista anche della gestione efficiente per poter traguardare e poter così migliorare l'utilizzo di questa risorsa così importante che è proprio quella dell'energia. Una piattaforma digitale per raccogliere informazioni, condividere esperienze e crescere sulle dimensioni della sostenibilità. Il settore dell'energia fa rete e guida il percorso verso la transizione energetica. A sostenere il cambiamento ci pensano Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud, che hanno unito le forze per realizzare una nuova piattaforma digitale aperta e dedicata alla sostenibilità nella filiera industriale dell'energia. La piattaforma dal nome Openness consentirà a tutti gli attori del percorso di transizione energetica di valorizzare le proprie esperienze e best practice di sostenibilità, rendendole disponibili a tutte le aziende partecipanti, accedendo così a nuove opportunità di business e di creazione di valore. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni è uno dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Una sfida, ma anche un'opportunità che le aziende non vogliono perdere. Per questo Eni ha lanciato il programma JUST, Join Us in a Sustainable Transition, un invito alle imprese pronte a scrivere insieme il futuro dell'energia. La piattaforma Openness è un ulteriore tassello che consentirà un'ulteriore accelerazione del percorso strategico di coinvolgimento dei fornitori all'interno del processo di decarbonizzazione della società.